Si è concluso domenica il trasferimento dei 34 migranti soccorsi in Mediterraneo una settimana fa dalla nave umanitaria spagnola Aida Mari alla nave Rubattino, dove trascorreranno il periodo di quarantena al largo del porto di Palermo. All'interno del natante italiano dovranno trascorrere una quarantena di 2 settimane insieme ad altri 146 migranti giunti venerdì scorso e che erano stati salvati in mare, in questo caso dalla nave Alan Kurdi della ONG tedesca CI. In tempi di pandemia l'azione umanitaria in Mediterraneo viene enormemente rallentata dalle precauzioni sanitarie e dal lungo confinamento che i migranti devono affrontare al loro arrivo. L'isola di Lampedusa resta sempre lo snodo degli sbarchi e il suo sindaco reclama maggiori strumenti per affrontare adesso una doppia criticità. Uno di questi potrebbe essere dotare l'isola della nave in cui passare la quarantena.